Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio. Prima di cominciare, voglio ancora una volta spammare la live benefica che ci sarà lunedì ore 19 sul canale di Pokémon Millennium. È stata una trovata che ho avuto per riuscire a vedere di raccogliere qualcosa per i meno fortunati che a Livorno hanno perso tutti. Live benefica dove tutte le vostre donazioni e anche magari tutto ciò che verrà messo all'asta di beneficenza, queste sono sorpresine che scoprirete poi durante la diretta, in compagnia di Dario Moccia, Saidonia e Chiara sul canale di Millennium, insomma, faremo un bello show dove ci divertiremo, ma allo stesso tempo cercheremo anche di renderci utili in qualche maniera. Utili ovviamente grazie al vostro aiuto e supporto. Quindi io vi invito fin da adesso non solo a seguire una storica live dove saremo ovviamente tutti insieme, ma anche a spammarla e a far sì che, diciamo, si sia, poi davvero tanti. Il passaparola, mai come in questo caso, non sarà, atto a, mi piace, commenti o monetizzazioni YouTube, ma sarà atto a fare del bene. Quindi, se anche voi vi vorrete sentire utili per poter aiutare le persone meno fortunate che a Livorno hanno perso tutto, oltre che magari a donare in prima persona, nessuno vi chiede cifre importanti, portate un amico alla tavola di questa bellissima cena che faremo tutte insieme. Detto questo, torniamo al competitivo, a ciò che concerne il canale in senso stretto. Ci proviamo con Sam Pandelis Team, il finalista mondiale, quello che ha perso contro Otsubo. Ci proviamo con un team che, bisogna dirlo, lo conoscono davvero ormai in tanti, ma io non ho ancora avuto il piacere di provarlo e quindi lo voglio provare con voi. È un archetipo di team che comunque ho giocato in passato, il Lele Mandibuzz mi è sempre piaciuto, il Ninetales qua è un Ninetales strano, senza Bora, con Icy Wind, anche se qua la chicca, ragazzi, è l'Oxurkity Tailglow che cercherà di fare Tailglow grazie a Ninetales che dovrebbe, diciamo, fare da spauracchio dei Garchomp e mettere Aurora Veil e fare Icy Wind, insomma, un Ninetales che farà tante cose in questo team. E poi abbiamo anche un Calmind Lele, insomma, il team ovviamente è buono, se no non faceva finale mondiale, quindi io non avrò scuse. Diciamo che avrò scuse magari le prime partite quando ancora non l'avrò metabolizzato, ma insomma, andiamo a giocarcelo, vediamo cosa succede. Al solito, il QR code lo trovate qua sotto e io sono molto curioso di vedere come andranno queste due partite. Sì, perché oggi ci faremo due sole, tra virgolette, partite, perché è il primo episodio, è un po' come la ragazza al primo appuntamento. Me la voglio un po' tirare. Andiamo in battle spot. United States, California, signor Paolo, che la tocca piano. Qua abbiamo Coconi, Lego, Celestia, Garchomp, Arcanine e Mimikyu. Insomma, qualcosa che ad occhio e croce può darci noia. E noi staremo attenti, quantomeno cercheremo di stare attenti. Io quel Coconi, Lego, non mi sorprenderei qualora fosse un Ilego Scarf. Fatemi pensare. Io ho paura di un eventuale Coconilego, ma allo stesso tempo anche di un Mimikyu Lid. Signori, non abbiamo qualcosa di molto facile qua. Proverei una cosina del genere. Lascio a casa Garchomp e Ninetales, giusto perché non lo so, ho paura di una Scarf. Vediamo.
Allora, mandi Buzz Lightyear. Mimikyu Coco. Buono. Potevo partire con Ninetales. Ma comunque va bene così. Va bene così perché tanto abbiamo un Coco che contro un Mandibuzz Lele ci fa il giusto. Vediamo, a meno che non tiri fuori una Z. Io voglio vedere una cosa. Mandibuzz non è mica più veloce, no. Io provo la Tauntella su Mimikyu. E poi switcherei in Arcanine. Tanto quel Coco se mi fa Volt Switch, chi se ne frega. Ho paura di una Z Ghost sull'Ele, non voglio perderlo. Subito, pronti via. E poi perché lui potrebbe fare magari uno switch di Celestila, che non fa, però intanto facendo così, facendo Volt Switch, diciamo, non ributta dentro Celestila. No, lui pronti via Thunderbolt, ok, qua è arrivato allora Thunderbolt più Playroom sul coso, no, arriva però la Z, quindi è andato effettivamente tutto. Forse sull'Ele, vediamo se però ha fatto Playroom, attenzione, su, cioè Playroom, Twinkle Tackle, Mossa Z, Fairy, su Mandibuzz, e allora a quel punto averlo intimidito è provvidenziale per sopravvivere, vediamo. Buono, molto buono. Io faccio una Rustella, anche se fulmine è difficile che lo si vada a reggere, ragazzi. E poi andiamo a provare a togliere il manto a quel Mimikyu. Col senno di poi qua si partiva con Ninetales, si faceva un bel Ninetales Lele, Aurora Veil, ciao, ciao proprio, però ovviamente, fino a che non si sa, sia Z Ghost, sia Z Fairy, comunque vediamo, vediamo, forse reggiamo, bello roba, sì che reggiamo. Ok, no, mi va bene, tutto sommato mi può andare bene. Mandibuzz è stato utile veramente come un culo senza il buco in questo match, però se metteva una Trick Room e poi mi sfoderava con Volt Switch, magari un Arcanine molto lento o sfruttava in prima persona la Trick Room con Mimikyu, per me era peggio. Così ci possiamo divertire adesso. Io vado doppio su Mimikyu. Questo Coco gliene frega nulla, rimane. Ok, ha preso un roll alto perché mi sono veramente cagato sotto. Shadow Claw 6 a meno 1, critterai sicuro, ma questo è un altro paio di maniche. No, ok, incredibile, quindi ok, salutiamo Mimikyu. Ci stava anche il Bulldoze allora. Ma aspettavo un Celestila. Devo smettere di pensare che gli avversari facciano cose intelligenti in Battlespot. Anche perché avrei dovuto capire che, insomma, ha lasciato Coco un po' troppe volte. Capace Celestila manco l'ha portato. No, arriva Nilego. Il motivo per il quale avevo di Nilego, eccolo qua. Partita molto persa.
fulmine mi fa fuori Coco. C'è poco da fare. Proviamo a proteggere, a temporeggiare, ma... Diciamo che sto giocando coi piedi, il team di Pandelis. Assolutamente. Contro un avversario non eccezionale. Ve l'avevo detto, magari i primi match non saranno proprio il top. Devo riprovare una bruttissima doppia protect che non sta nemmeno nel mio stile, ma devo farla, perché tanto l'unica è provare a tirare giù quel Nilego con Helping Hand più fulmine. Doppia protect che offcorsamente non arriva. Vabbè, niente ragazzi, salutiamo la curva, questa è anche Life Orb. Ci ha, va detto, tagliato le gambe quella Z Twinkle Tackle di Mimikyu. Non se ne vede, è una cosa molto intelligente secondo me, giocarsela. Però per l'appunto non se ne vede, ho temuto più per Lele che per Mandibuzz, e Mandibuzz non ho messo... Alla fine, Tailwind. Se fossi riuscito a mettere Tailwind, gli ho fatto anche Taunt. Se fossi riuscito a mettere Tailwind, qua lui aveva tutta roba sbriciolata dall'ele. E ragazzi, se avevo le ruote, ero un carretto. E quindi... Proviamo, ma... Vediamo se lui si fa prendere magari dal... Niente. Niente roll bassi, niente. Ma insomma qua non c'è roll bassi, qua c'era da morire. Fracassati. 3-0, pronti via. How to not cominciare the win streak series. Va benissimo. Ci va a star via. Ciao. Grazie della brutta figura. Che ci serva da lezione per i restanti 9 match. Questo team mi dà l'idea che se non si mette Tailwind... Anche a dimostrazione del fatto che i team, ripparli, copiarli, vanno saputi giocare. Io non mi ritengo uno che non sa giocare in generale, ma... I team vanno imparati a giocare, quindi c'è poco da fare. Casellanus, andiamo avanti. 1422. Purtroppo ragazzi il punteggio è quello che è, perché sono andato a una Premier con questa cartuccia e quindi si vede che per farmi il check sono andato in Battlespot, solo che non giocavo ovviamente con la Capture Card perché è una cartuccia friabile e quindi sono ritornato a 1500. In più abbiamo perso un match, perché come si suol dire... Chi mal comincia è a metà dell'opera, no? Si dice così. Qua abbiamo Coco, Arcanine, Salamence, Chomp, Mach e Bulu. Qualcosa contro ancora, contro il quale devo ancora stare attento. Qua io li do di Ninetales. Io andrei di Ninetales Chomp. E poi qua ci vedo bene Xurki. E porterei onestamente anche il mio Lele. No, ci vedo bene Arcanine, dai.
Ebbene sì, ho portato due Pokémon deboli a Garchomp, ma ho Ninetales Chomping Lead. Vediamo. Io questo team ho avuto il piacere di commentarlo, un finale mondiale contro Tsubo, ricorderete. Ma penso che giri tutto intorno alla Tailwind di Mandibuzz e o a Ninetales. Qua non abbiamo lidato male, eh? Allora, lui non ha levitanti se non Mens, che potrebbe decidere magari di non portare perché ho Ninetales. Io farei Aurora Veil e Zeta, oppure Aurora Veil e Swordance. È che se lui non protegge Bulu, Aurora Veil o no, spara un Woodhammer o magari un Bloom Doom su Garchomp, io sono del gatto. Avete presente? È vero, c'è Aurora Veil. Sguardiamo. Bulu se la protegge. Mac no, ecco, cioè quello che doveva proteggere. Ma comunque va bene, eh. Perché intanto mi avrà fatto Poison Jab su Ninetales, quindi ci farà un 60% più veleno. Perché ci avvelenerà. Ok, il danno è maggiore. E arriva a 75, ovviamente il veleno arriva. Chiaramente è un 30%, quindi assolutamente arriva. E noi però siamo a più 2. Siamo a più 2 e abbiamo anche la possibilità di fare o un Icy Wind. Noioso questo veleno. Noioso perché noioso con Grassy Terrain. Diventa noioso. Andiamo di Icy Wind. E poi ragazzi, mi sono rotto. Z su Mac. Che protegge. Prende comunque una bella legna. Qui sono a più 2. Prende il 50% quindi di una Z. Vediamo se entra Mens. Entra Garchomp. Ottimo, perché ho sparato Icy Wind. Mac va di Shadow Sneak, quindi noi Icy Wind non lo facciamo. E invece sì. Buono! In virtù dell'Aurora Veil, giusto. Moriremo poi di Poison, però. Ai noi. Ragazzi. Prendersi un Tectonic Rage a più 2 su Mac. Quando si compra un Mac ti danno un libretto di istruzioni, c'è proprio scritto espressamente evitare i Tectonic Rage a più 2 di Garchomp. Qua si vede che lui è come me, quando compra qualcosa non legge il libretto di istruzioni. E quindi, ciao Mac. Per noi ottimo. Perché Mac è sempre uno di quei Pokémon che rompono veramente le scatole. Allora, quel Garchomp è più lento del nostro, adesso in virtù di Icy Wind. Poi lo si vede anche da tutti questi grassi terreni e dalle ale. Adesso un guaio sarebbe se entrasse un Salamence. Noi, essendo avvelenati e quindi morti per gentile concessione del Poison Jab di Mac. Allora, siamo con Arcanine. Lui potrebbe pensare di farla franca con il solo Bulu. Vediamo. Allora, io non starei a fare grandi cose.
Terremoto no, però calma, 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 perché ok sono a più 2, ma le potenze di terremoto sono dimezzate per via del grassy terrain. E noi si fa Flare Blitz più Rock Slide. Dovrebbe bastare per tirare giù Chomp. Oh, Forfeit. Sì, in effetti non era una bella situazione per te, my friend. E quindi noi ci facciamo una casellina verde. E allora, sapete cosa vi dico? Avevo premesso due match. Facciamo il terzo. Del resto, il tempo ce l'abbiamo. Andiamo. Renzi, 1515 Virginia. Abbiamo l'occasione di passare nuovamente sopra i 1500. Ma qua, se non la cogliamo, davvero. Allora, Granbull, Grastodon, Marowak, Pelipper, Coco e quell'obbrobrio, ragazzi, dei cugini di campagna, detto anche Alola Dutri. Che però, stiamo attenti, perché noi abbiamo Ninetales e Lele, e quindi... E Xurkific, tra l'altro. Quindi, potrebbe essere un Pokémon che contro il nostro team fa parecchio bene. Però, ovviamente. Calm. Allora. Io starei a fare una cosetta del genere. Perché parlo romano? Non lo so. E poi Garchomp. Quindi cercherò di affrontare tale avversario. Xurkitri, signori, ha 4 Pokémon. Gastrodon, Marowak, Dugtrio e Coco che non gli fa nulla, cioè che lo porta a fare? Ninetales, Arcanine, dai, un ingresso per un Marowak ci può far conto. Idem per Granbull. Poi abbiamo Bulldoze, abbiamo il Pingend, insomma, dai, diciamo che ci può far comodo in generale Arcanine. Bene, meno male, non sono partito con Ninetales. Però, raga, stiamo molto attenti perché se lui mi pareggia la Tailwind, io non posso entrare con Arcanine poi per proteggere il mio Lele dall'Iron Head. Bel casino. Allora. Entro di Arcanine sulla probabile, boh, chi lo sa, Iron Head di Dugtrio Alola. E ci vado intanto di full play. Ora, non penso che lui mi faccia scaldo più Iron Head sull'Ele, se lo fa bravo, ma se lo fa mi può anche andare bene, mi tira giù Arca, vabbè. Non mette Tailwind. Allora, l'Iron Head arriva, come è giusto che sia. Arriva la Tailwind, io gliela lascio piazzare, tanto... E anche la vado a mettere col mio Mandibuzz. Lui è comunque più veloce del mio Lele e Pelipper è comunque più veloce. Crit! Abbiamo crittato, ragazzi. Incredibile. E questo è anche un crit utile. Yeee! Ecco cosa si prova. Fantastico! È venuto giù e non doveva venire giù. Che cosa meravigliosa. Ovviamente chiedo venia virtualmente al mio avversario. Sarebbe stato ovviamente più interessante fossi sopravvissuto. Ma mica mi spiace. Allora, al di là delle cavolate. Qua ora ci aspettano i serfoni, ragazzi. Noi, non i selfie, eh. Faccio Roost. Sapete perché? Perché voglio un gap di più di un turno fra la sua Tailwind e la mia Tailwind.
Quindi non la vado a piazzare adesso, ma la provo ad andare a piazzare dopo. Non so se mi sono spiegato. Se avessi piazzato ora Tailwind, a lui finisce, io poi ho un turno e finisce. Invece, chiaro. Vabbè, ho crittato prima, stiamo zitti. No, lo dicevo chiaro perché match prima, Poison Jab, boom. Poison qui, Scald, boom, boom. Sembra quasi veramente una demo per far capire gli effetti aggiuntivi delle mosse. Allora, invece se io metto ora Tailwind, a me spiace per Arca, ma spacco una Sash, ci provo e metto Tailwind ora. Surf dove reggere? Surf più Resurf? No. Surf più Scald su Arcanine? No. Ma Surf più Scald su Mindbuzz anche con Gas a più 2 lo reggo. Salvo crit, e mi ci starebbe bene. E invece non reggo nemmeno questo. Incredibile. Sei modest. Guardate che danno. Ecco, ora metto la Tailwind. Lui rimane un turno di Tailwind. Situazioni non è comunque delle migliori, ragazzi. La situation non è comunque delle migliori. Perché il turno dopo, se predicto perdo, se non predicto perdo. Zeta, io non ne voglio più vedere. Hurricane Zeta. Quindi lui gioca in un metagame dove ci sono Togedemaru, Coco, Exurkitry, Pelipper senza Sash. Per carità, vi dirò, per noi forse meglio. Insomma, per noi forse meglio un paio di DP, però perché cosa succede? Mandibuzz lui saggiamente, forse non so se l'ha fatto nemmeno apposta, ma ci rimane qui a peso morto. Io provo a calare un Calm Mind. Che se riuscissi a reggere il Surf più Scald, mi riprendo con la bacca. Nel frattempo mi muore Mandibuzz. Qui tauntiamo per non farlo proteggere dopo quando proveremo a sparare la Zeta. Giustamente voi potrete dire, ma perché? Ok. Ma perché non l'hai fatto su Pelipper, così non rimetteva Tailwind? Ok. Mo' ci giochiamo, il tutto per tutto. Moonblast su Gastrodon e Zeta su Gastrodon. Va tirato giù quel Gastrodon. Frana non basta. E io devo tirare giù Gastrodon, ragazzi. Spreco mille mila. Millemila mosse e target per quel gas, ma va tirato giù. Ha messi male. Perderemo il match contro Alola Ductil, ragazzi.
denota tutta la mia incapacità nel saper giocare questo team di Pandelis che è meraviglioso, ma non mi è ancora entrato negli ingranaggi. Via. Allora, se lui però viene giù, no, ovviamente. Vabbè, dai. Facciamo finta di aver preso un roll alto. Ah, Serf, non ce l'avrei in nessuna più in difesa speciale. Dovrei reggere abbastanza benone con ambedue. Il problema, infatti, il problema è che la mia Tailwind se ne va e lui ha altri due turni pieni di Tailwind. Se adesso entra con Marowak, io la vedo dura. Per non dire la vedo male. A lui gli deve entrare un Hurricane però, eh. Allora, la predict che vorrei fare sarebbe attaccare con l'Ele Peli per lo tiro giù, qualora lui mi predicta una protect di Lele. Invece io voglio fare la giocata scema. Perderò perché lui mi predicterà e farà Shadow Bone più Hurricane su Chomp. Va bene, però per farlo gli deve entrare l'Hurricane, che ovviamente niente. L'ho detto, va bene? L'ho messo in conto. L'ho detto. Però tanto se facevo Moonblast su Pelipper e proteggevo Chomp, lui faceva Shadow Ball sull'Ele. E è così. Comunque, ragazzi, niente da fare. Se l'è meritata. Team del cavolo batte Team Strabomba se giocato male. Se l'è assolutamente meritata. C'è poco da fare. L'errore che forse ho fatto, col senno di poi, però siamo tutti bravi, specialmente qualche leone alla tastiera. È fare taunt su Gastrodon quando avrei potuto farlo su Pelipper per non fargli rimettere la Tailwind. Però se io non tiro giù Gastrodon che è a più 3 e quindi se non sono sicuro che non possa non proteggere, io perdo lo stesso. Quindi qua sono assolutamente contento di come me la sono giocata. E niente, proteggiamo. Facciamo scadere il turno di Trick Room, vi dimostro che lo Psyshock. Seconda prova di doppia non entra, quindi volevo dimostrare qualora fosse entrata che lo Psyshock a più 1 non sarebbe bastato per tirare giù Marowak. Psychic, forse sì, sotto campo psico. Psyshock, assolutamente no, non c'è nemmeno il campo psico. Quindi niente, un bagno di sangue, questa prima puntata della striscia, ma araghè. Del resto, non c'è da incolpare nessuno, Axe, Cooley, anzi qua ho anche avuto fortuna io, gli ho tirato giù subito Ductrio, badate bene. Però. Vabbè, forse tirarglielo giù, ripensandoci, non è stato proprio il top, perché bene o male era intimidito, e invece così è entrato subito Gastrodon e si è sfruttato tutta la Trick Room. Però vabbè, sono ragionamenti che lasciano il tempo che trovano. Terza casellina, nuovamente rossa purtroppo, e poi ci salutiamo. Bene ragazzi, cioè bene, molto male perché sono un po' deluso da me stesso. Diamo la colpa alla stanchezza e al fatto che ne sto facendo mille mila, ma non mi piace affatto come ho giocato. Non mi piace. E il team non l'ho fatto io e non sono. Ciò non vuol dire che non è buono, e non voglio dire questo. Il team è molto buono, ha fatto finale mondiale. Ma non sono. È un team un po' particolare, me ne rendo conto solo adesso. Sono sicuro che Sam Pandelis questi tre avversari li avrebbe massacrati. E invece io no. E quindi, insomma, devo migliorarci, devo migliorarci. Vabbè, sono comunque fiducioso per le rimanenti 7 partite. Magari si fa un filottone. Vediamo. In ogni caso, ragazzi, qualora vi sia piaciuto il video, vi invito a mettere mi piace, a commentare un po' le vostre impressioni. Qua c'è tanto da commentare, quanti errori ho fatto secondo voi, quali eventualmente. E poi, se non l'avete ancora fatto, signori, è il caso di iscriversi al canale. Ciao a tutti!